Il senatore Matteo Salvini, buonasera Salvini. Buonasera e buon viaggio a chi è in macchina. Senatore, benvenuto, ben trovato a Lavori in Corso. Grazie per l'invito. Senta, ma secondo lei, passettino dopo passettino, il governo sta andando verso il lockdown e in caso ciò avvenisse, la Lega cosa? Proprio di no. Ah no, però sembrerebbe di sì. Ecco, in caso succedesse, la Lega che cosa intende fare? No, ma attenzione, le cose vanno fatte con buon senso, con prudenza e in base a dati scientifici, non in base a sensazione. In questo momento ci sono migliaia di contagi, il che non vuol dire che ci sono migliaia di ammalati. Io continuo ad ogni trasmissione che mi invitano, nel caso di Radio Radio, ma penso alle grandi televisioni di Stato e nazionali, a far chiarezza, perché è chiaro che se tu vai avanti per mesi a fare terrorismo e disinformazione, contagiato non è malato, numero uno. E soprattutto i numeri dei ricoveri nelle terapie intensive, per fortuna ad oggi, ci dicono che la situazione è profondamente diversa rispetto a quella dello scorso inverno. Quindi cautela sì, evitare spostamenti di massa. Però il problema non sono gli aperitivi o le palestre, il problema sono i mezzi pubblici. Io vedo a Roma come vedo a Milano, il problema non è fare due passi in piazza Navona, il problema è che se prendi la metropolitana alle 8 della mattina e ci sono migliaia di persone in coda o in autobus, lì sì c'è il rischio contagio. Quindi diminuire la possibilità di contagiare e contagiarsi sì, ma ipotizzare, come leggevo oggi su qualche giornale, addirittura il lockdown di Natale, è un danno inutile e anticipato, economico, sociale e culturale devastante. Non è più il tempo degli annunci, questo l'ho detto anche a qualche medico, a qualche virologo. Se si deve fare, si fa. Però non è possibile preannunciare, ipotizzare, suggestionare o terrorizzare. Quindi alcune misure cautelative in Lombardia, come in Sardegna, in Campania, come a Roma, se i numeri sono tali da richiederle, è giusto che si facciano. Mi rifiuto di pensare ad oggi a chiusure generalizzate di milioni di persone in casa, perché sarebbe veramente drammatico. Senatore, ma se il discorso del lockdown di due settimane, che viene in qualche modo fatto annusare agli italiani, servisse oggi proprio per evitare il discorso che diceva lei a Natale, e questo ovviamente metterebbe ulteriormente in crisi, guardiamo un attimo l'aspetto economico, meno l'aspetto sanitario, perché se oggi andiamo a prendere le dichiarazioni del professor Gallio o del professor Pregliasco, mi sembrano delle dichiarazioni non solo allarmanti, ma estremamente preoccupanti, anche alla luce dei dati che sono stati mostrati dal Comitato Tecnico Scientifico in proiezione guardando le prossime due settimane. Ma tornando su una chiusura che è quella che farà, credo, la Sardegna, no? Per due settimane, a partire proprio dalle prossime ore. Ecco, due settimane di chiusura oggi per evitare il peggioramento domani a livello economico. Potrebbe essere preso in considerazione anche dall'opposizione questa idea? Sarebbe avallata? Da mesi l'opposizione, io personalmente, ma tutto il centrodestra, si ripete a disposizione per lavorare, concordare, costruire, emendare e preparare, ma da mesi il massimo è la telefonata di 30 secondi prima di andare in diretta con Casalino. Quindi il massimo della collaborazione è un colpo di telefono per dire: guarda che sto andando alla tele, a quel punto evita di chiamarmi, accendo la tele due minuti dopo e ti ascolto in diretta. Se ci sono sacrifici limitati che scientificamente possano evitare sacrifici più grandi, bene, però attenzione anche all'interno della comunità scientifica. Lei citava il dottor Galli, sì, piuttosto che altri, ma anche all'interno della stessa comunità scientifica. Io mi confronto quotidianamente con dei primari ospedalieri, quindi non con dei pericolosi sovversivi, sovranisti e leghisti. Perché quando parli col professor Zangrillo, che è primario a San Raffaello, col professor Bassetti, che è primario a San Martino di Genova, e ribadiscono cautela sì, prudenza sì, mascherina, lavarsi le mani, distanza, ma senza terrorizzare, senza criminalizzare, senza chiudere in casa dalla sera alla mattina, ecco, è bene anche andare prudenti prima di fare qualsiasi chiusura o limitazione. E comunque, se fosse necessario, e io non vado ovviamente contro i numeri,
contro quello che i medici dicono. A differenza di quanto accaduto fra febbraio, marzo ed aprile, noi pretendiamo, non chiediamo, pretendiamo al governo coperture economiche totali per tutti coloro che sono coinvolti da queste limitazioni e da queste chiusure. Quindi, perché fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. C'è ancora gente che sta aspettando la cassa integrazione di aprile. Quindi ci sono ancora commercianti, certo, e partite IVA che stanno aspettando i bonus di marzo. E quindi prima di richiudere tu metti sul tavolo le fiche e garantisci copertura economica a chiunque venga coinvolto per la salute pubblica di tutti. Ecco, quindi alla domanda che avevo fatto prima, lei ha detto lo escludo, ma in realtà mi pare che non lo escluda troppo se, dico giustamente, mette comunque le fiche sul tavolo e dice... A giovedì sera non è assolutamente ipotizzato o ipotizzabile una chiusura generalizzata del paese, a stasera. È chiaro che qua i dati cambiano di settimana in settimana. Il problema oggi è l'accesso agli ospedali, anche a Roma. L'accesso ai pronti soccorso, ma non per l'estrema gravità dei malati di Covid, ma perché ormai se hai 38,2 di febbre ti mandano al pronto soccorso, ti mandano all'ospedale. E il problema che io conosco bene, perché rispondo quotidianamente a queste richieste, è che non ci sono solo i malati di Covid, perché i tumori, gli infarti, le malattie cardiovascolari, i trapianti, i diabeti, gli incidenti non sono andati in ferie. Quindi il problema è che questo terrorismo e corsa all'ospedale, anche senza necessità medico-scientifica, toglie spazio, diritti e tutele a tutti gli altri malati. Perché io ricordo a me stesso, a chi ci ascolta, che nel giorno medio in Italia, purtroppo, oggi muoiono circa 1800 persone. Statistica alla mano, se di queste 1800 oggi non so quali siano i morti, oltre 130, 137 le vittime, ecco, ce ne sono 1660 morti di altro. Poi attenzione, giornalismo d'inchiesta, visto che la RAI fa pseudo giornalismo d'inchiesta su tante farlocche, sarebbe interessante andare a verificare di queste morti di Covid o con Covid quanti avessero altre concause, perché è chiaro che se io ho tre tumori e muoio anche col Covid, lascio giudicare a chi ci ascolta qual è la conseguenza di questo. Detto questo, io sono molto contento. Questo nei bollettini, ad esempio, noi abbiamo spesso sotto mano i bollettini della Regione Lazio, adesso non ce li abbiamo di tutti, regione per regione, sì, no? Ma io li guardo giornalmente, effettivamente vengono citate, no? Nel caso in cui ci fossero delle vittime, se queste vittime durante la vita avevano anche... Nel bollettino delle... sì, poi nei numeri vengono messi. Sì, però possiamo anche dire, senatore, possiamo anche dire che nel momento in cui hai contratto il Covid-19, se avevi anche altri problemi, probabilmente quello è un acceleratore. Quindi io capisco perché da sempre si fa la distinzione tra morire con e di coronavirus, perché da sempre viene fatta questa distinzione e questa sottolineatura, però potrebbe essere controproducente a livello comunicativo passarla così, e non credo che lei voglia questo. Nessuno prende sotto gamba, ci mancherebbe altro, ci sono decine di migliaia di morti, ci sono medici e infermieri in corsia e farmacisti che hanno dato la vita. Se facciamo finta che però non ci sia tutto il resto, commettiamo un errore. Assolutamente. E terrorizziamo 60 milioni di italiani, non faccio riferimento a Radio, evidentemente, faccio riferimento ai telegiornali della RAI o di Mediaset, per intenderci, che non entrano nel merito perché non hanno il tempo o la voglia di farlo come stiamo facendo noi, è chiaro che c'è l'allarme generalizzato che porta a un problema di sovraffollamento, non legato al Covid, ma legato alla corsa all'ospedale. Detto questo, ci sono gli estremi, a mali estremi, estremi rimedi. L'importante è che la cura non sia peggiore del male. Che l'allarme sociale e l'allarme economico rischia di fare gli stessi danni, se non più danni, del problema sanitario. Quindi l'importante è che la cura non sia più pesante, più gravosa del male che dovrebbe andare a curare. E secondo lei Conte sta valutando questo rapporto, questo bilancio tra vantaggi e svantaggi? Ma guardi,
a me sembra che all'interno della non è un ragionamento politico, è un ragionamento oggettivo. C'è questo rischio? Sì. Ci chiedono di limitare gli spostamenti? Sì. Il ministro della Salute ha addirittura invitato a stare a casa chi non ha necessità di uscire? Sì. Mi spiegate perché oggi comincia un concorso per la scuola che fa uscire di casa 66.000 insegnanti, facendogli prendere il treno, il traghetto, per spostarsi di regione in regione? Non ha senso. Neanche il comitato tecnico scientifico mi pare abbia avallato tanto questa decisione, perché sentivo oggi proprio il professor Ferri Pregliasco, che peraltro insomma appoggia la Lombardia, dice beh insomma si poteva fare molto di meglio su questa decisione. Ma qualcuno è in grado di fermare un pericolo pubblico come la signora Azzolina, o bisogna aspettare il disastro totale del mondo della scuola? Cioè è questo il ragionamento. Tu chiedi sacrifici agli italiani, chiedi sacrifici ai taxisti, ai baristi, agli studenti, ai genitori, va bene. E intanto fai girare per l'Italia inutilmente decine di migliaia di persone. Intanto sei ancora in debito della cassa integrazione per 500.000 di lavoratori e ci sono interi comparti. Guardate Roma, pensa al turismo, pensa agli alberghi, pensa ai servizi, pensa ai negozi, pensa al commercio, che stanno aspettando i prestiti promessi da mesi. La gente il sacrificio lo accetta una volta, lo accetta due volte, però si aspetta che lo Stato mantenga la parola data. E ad esempio l'INPS e il Ministero dell'Economia non hanno mantenuto la parola data. Senta, la stiamo per salutare, ringraziandola, le chiedo, insomma, ci incominciano a vedersi degli episodi di violenza, rabbia. Oggi anche Del Rio ha parlato di rabbia montante in Italia. C'è questo rischio? C'è il rischio che insomma che ci siano movimenti di piazza, ci sia gente che non ce la faccia più e si sfoghi, oppure anche di organizzazioni così, insomma, e d'altra parte ovvio che c'è. Ma io penso a quello che non è un rischio, ma è che purtroppo è già un dramma in corso, quello dell'usura e del racket. Perché se vai in banca e non ti danno quello che Conte ti aveva promesso in televisione, evidentemente questo vale per tutte le città, da Roma, Milano, da Venezia a Catania, chi ti presta i soldi in contanti se sei con l'acqua alla gola, se non li trovi in banca o non sono arrivati come promesso dal governo? Usurai e pizzettari. Quindi evidentemente questo è un rischio già in corso mentre stiamo parlando. E poi è chiaro ed evidente che, ripeto, se 120.000, questo è il dato stimato al ribasso, lavoratrici e lavoratori aspettano dalla primavera scorsa la cassa integrazione e stasera tornano a casa e sentono dal TG1 che forse richiude tutto un'altra volta. La prima volta, diciamo, c'era l'ovvia attenuante che era un unico. Torniamo indietro a febbraio, a marzo, si navigava a vista, era una cosa mai vista, mai ipotizzata, mai pensata. Però nel frattempo sono passati 4, 5, 6 mesi per organizzarsi e limitare i danni di una eventuale seconda ondata. Quindi se qualcuno si è sentito tradito e pensava di avere quello che non ha avuto e adesso è nervoso perché non riesce a dare da mangiare a suo figlio o a sua moglie, bisogna prevenire. Faccio un esempio molto concreto. Dal 1 gennaio parte lo sblocco dei licenziamenti, sì, e parte lo sblocco degli sfratti, sì, perché c'è scritto. Cioè c'è scritto nella legge. È anche una richiesta insistente di Confindustria. Dal 1 gennaio si sfratta e si licenzia. Ora siamo a fine ottobre, l'abbiamo detto al governo, ci mettiamo al tavolo con gli imprenditori e i sindacati a ragionare di come limitare i danni, aiutare le imprese e aiutare gli eventuali licenziati? Però se lo fai adesso hai tempo per intervenire. Se te ne accorgi il 28 dicembre è tardi, non ci sono gli imprenditori brutti e cattivi che non vedono l'ora di licenziare, molto semplicemente ci sono aziende che stanno perdendo il 70% del fatturato e che o falliscono e lasciano a casa tutti o devono rinunciare a qualche collaboratore, e quindi o dai i soldi alle imprese o dai i soldi ai lavoratori, però lo devi fare oggi.
Senatore, la lasciamo andare perché oggi abbiamo pochi minuti con lei, ma ci ripromettiamo di averla quanto prima anche per parlare di quello che potrebbe accadere su Roma, perché nel frattempo, rispetto all'ultima volta che ci siamo sentiti, ovviamente ci sono stati molto gli incontri nel centrodestra. Molto volentieri, perché qualche incontro interessante l'ho fatto. Perché Calenda nel frattempo... Spero che si possa fare anche in studio. Ah, ha fatto qualche incontro interessante, questo ci... insomma, l'aspettiamo, sì. Insomma, quando vuole, va bene? Un abbraccio. Un abbraccio a lei. Grazie.